parliamo di restauro, ma parliamo anche di valorizzazione dei beni culturali. La parola più brutta e più consumata che si possa concepire è sinergia, che andrebbe cancellata per 10 anni con una moratoria, che invece evidentemente anche qui. Sinergia vuol dire semplicemente che pubblico e privato hanno una naturale coesistenza, perché non sono cose dissimili. Non è che il privato sia contro il pubblico e il pubblico sia contro il privato in una visione come quella di quando il Paese di Intendenza del 76 e il sovrintendente Valcanover guardava Semenzato come Ginko guarda Diabolik. Questo era il livello. E viceversa ci si è accorti con il tempo, per l'arte contemporanea soprattutto, che il privato lavora per tutti. Per Guggenheim non c'è un museo più pubblico e privato nella proprietà che sia più significativo di quello. E così andando avanti abbiamo una quantità di privati che rendono pubblici i loro beni, banche comprese, e una quantità di pubblico che nasconde i beni per mille ragioni rendendoli privati. Privato è ciò di cui siamo privi. Se io non vedo il 50% delle opere, e neanche io le vedrò, io morirò senza aver visto il 50% delle opere di un tal museo, di molti musei, perché alla fine non hai la ragione o l'occasione di chiamare il direttore, non dico privilegio, ma condizione interna al nostro mestiere, per vedere i depositi, ma poi molti depositi non li vedo. E morirò senza aver visto una gran parte di beni pubblici, avendo visto per esempio tutti i beni privati di Micheli, che è un collezionista di rango, che ha una bella collezione. Lo Stato è la coscienza del bene. Una uniforme coscienza del bene, che come nella musica e nella letteratura, il privato è esattamente lo Stato quando assume la responsabilità di ciò che possiede, perché esso sia patrimonio non soltanto suo, e quindi ha la stessa finalità dello Stato. Il problema è la mancanza di denaro, e purtroppo questo il Ministero ne soffre abbondantemente da tempo. Come possiamo lenire un po', alleviare questo problema? Chiamando il privato, alleandosi con il privato. Qual è uno strumento che l'Italia non sta usando e che all'estero sta usando abbondantemente? L'incentivo fiscale, la defiscalizzazione che ha il privato quando contribuisce alla cultura. E questo è uno strumento importantissimo, legislativo, che io ho messo in programma e sto facendo all'interno del Ministero molte pressioni affinché una legge sia approvata, affinché anche il nostro patrimonio diventi più competitivo rispetto a quello che, chiedendo al privato quelle energie che loro possono mettere a disposizione, e che lo Stato evidentemente non ce la fa, e la recessione non ha certo migliorato la situazione. Io credo che senza una forte collaborazione pubblico-privato che riscopra il concetto di interesse collettivo e si liberi per certi aspetti il concetto di potere, senza di questo difficilmente potremmo fare dei progressi significativi, perché in questo modo la cura dell'interesse collettivo si diffonde, non rimane fissata a un solo risultato, che non può gravarsi, perché è pacifico che lo Stato può fare tutto quello a cui, per motivi meritori e spessissimo giusti nel tempo, però si è deciso che dovesse a tutti i costi fare. Non regge. Thank you.